Secondo punto, abbiamo già citato ampiamente, quindi è solamente un promemoria in modo che rimanga nell'ipotesi che qualcuno voglia argomentare, che tipo di ruolo vi aspettate che potremmo avere per promuovere l'adozione di sistemi RFID in filiere? Il nostro ruolo, sapete, è di cercare finché possiamo disperatamente di rimanere entità super partes dal punto di vista del mercato. E questo sembra render conto dell'utilità di un ruolo di questo genere in una filiera in cui, come diceva Cristina prima, un soggetto super partes può essere un utile catalizzatore delle relazioni e quindi del successo stesso del progetto. Ma concretamente avete dei suggerimenti, delle richieste? Terzo di quattro, più in generale ancora, come cogliete è un effetto zoom dallo specifico, da un possibile specifico via via a generalizzare. Effetto rete, abbiamo già provato, grazie al lavoro straordinario di Paola in particolare, a renderci utili per diffondere informazione nella forma di finanziamenti possibili, di progetti ai quali si può collaborare o semplicemente ai quali si può partecipare ricevendo l'informazione. Di nuovo, riteniamo nostro dovere, in realtà è un po' più che un ritenere, con Camera di Commercio abbiamo concordato che una delle nostre missioni sia di essere utili per questo effetto rete, per generare relazioni, diffondere informazione. Avete dei suggerimenti? Alcune cose sono già attuate, no? Per esempio usiamo la nostra mailing list per distribuire periodicamente un notiziario di informazioni, ma potremmo fare di più, di meglio, come? Cito un esempio, un po' di tempo fa, è solo un esempio, e quindi come dire, apprezzerei quasi che per esempio mi venisse detto che è una sciocchezza o il contrario, che non aspettavate che questo. Un po' di tempo fa ci eravamo chiesti se poteva essere utile costruire una specie di repertorio di informazione sulla offerta di sistemi RFID o componenti di sistemi RFID da parte delle aziende italiane, sfruttando il nostro ruolo di entità universitaria, super partes, eccetera. Come dire, è utile costruire progressivamente un catalogo dell'offerta. Ora è tedioso, in inglese dice boring, no? In buon italiano si dice che palle. Che vi dica facciamo il portale dei sistemi RFID, è finita l'epoca dei portali, dai, cioè spero di essere stato chiaro, però a nostra conoscenza un'entità di questo genere, cioè un catalogo nella forma web, cartacea, quello che potrebbe essere, non c'è. Potrebbe esservi interessante che vi mettiamo a disposizione un database compilabile online con le vostre competenze, le vostre, che poi rendiamo pubblico esattamente e solo nelle condizioni che concordiamo, o no? È un esempio di un possibile contributo di LabID al effetto rete. Quarto e ultimo, sempre più frequentemente, e se volessimo essere presuntuosi, ciò potrebbe essere considerato un indicatore della qualità del nostro lavoro, siamo chiamati in contesti in cui il laboratorio, non come entità astratta, ma vuol dire persone del laboratorio, assumono un ruolo politico, non partitico, politico, cioè vuol dire in contesti nei quali la componente tecnica, la componente, diciamo così, legata ai contenuti specifici, è uno degli aspetti più generali. La Camera di Commercio stessa, per esempio, ci invita a parlare ai rappresentanti delle associazioni di categoria per diffondere il verbo,
E naturalmente potete ben capire che noi non andiamo lì a raccontare i dettagli di qual è la frequenza migliore o cose di questo genere. Certo, se ce lo chiedono speriamo di essere capaci, ma il tema è il nostro ruolo, la nostra, speriamo, credibilità, ci consente di trovarci sempre più frequentemente in contesti in cui ci è chiesto di testimoniare circa l'utilità di quello che poi voi fate, voi chi vende. All'inizio di questo pomeriggio citavo un altro esempio, la scuola di sistema di Confindustria, una vetrina rilevante, no? Pensate, no? Presidenti di Confindustria ai quali abbiamo avuto la possibilità di parlare del modello del laboratorio, dei sistemi RFID. È stato citato prima l'esempio, Samuele ha citato l'esempio di Expo 2015 ed è il ruolo che attraverso la Camera di Commercio di Varese abbiamo. Univa stessa ci invita frequentemente a parlare tipicamente in contesti come il gruppo del terziario avanzato. Abbiamo delle relazioni a livello confindustriali, per esempio con Assonolage. Ora, la domanda che sta dietro a questa, che è poco più che invece una testimonianza, un trasferimento di informazione a voi, è: che ruolo vi aspettate da noi, naturalmente nel rispetto dei ruoli reciproci, ma che tipo di informazione potremmo convogliare? Che tipo di appunto ruolo il laboratorio, che è e deve rimanere un'entità universitaria, ma quando è chiamato in questi contesti non accademici, potrebbe giocare per creare occasioni di mercato? Io sono abbastanza convinto che la cosa sia delicata, perché l'essere super partes, capite che a questo punto è la condizione sine qua non, se no non ci mettiamo neanche, ma se ci si riesce può essere anche questa una dimensione rilevante, se non addirittura la più rilevante. Vedete che sono partito da un tema specifico e chiaramente interno, tra l'altro anche alle questioni organizzative dell'università, e ho allargato progressivamente. Questi quattro punti, come accennavo, non sono se non un campionamento, un sottocampionamento delle possibili aree di discussione. Siamo stati anche relativamente bravi, nel senso che abbiamo quasi rispettato i tempi. Aprirei, the floor is open, aprirei la discussione, soprattutto se riusciamo a essere informali, no? Quindi con commenti, pareri, contributi, suggerimenti, eccetera, davvero grazie in anticipo. Se poi le domande sono troppo difficili, la risposta sarà non lo so, ma questo va bene. C'è qualcuno che vuole...